Questi sono due fari, due proiettori a scarica con lampada sodio alta pressione e con lampada ID, ovvero ad alluminio metallici ad alta pressione. Questa è di provenienza automobilistica. Questa invece è una banale lampada da 70 watt. La particolarità di questi fari è che sono entrambi costruiti in un certo senso da me con un comune faro commerciale della Baghelli in alluminio, classico faro da 15 euro al massimo, ecco, però con parabola in alluminio martellato, ossidato, e scatola IM. La scatola IM è stata applicata sul retro di uno di questi fari. Ovviamente le alette sono state spianate per consentire un accoppiamento proprio perfetto tra la scatola e il corpo del faro, e sono state tolte le orecchie che servono per fissare la scatola alla parete. Questa è una ILME, questa è una APV11, questa invece è sempre serie AP, però qualcosa di più piccolo, insomma, ecco. Bene, questi sono i fari visti da sopra. Non sono male, si presentano bene, a mio avviso hanno anche un'estetica discreta. Allora, proviamo prima questo con lampada di provenienza automobilistica. L'esigenza di questi fari è nata dal fatto di poter avere una sorgente di luce valida alimentata a 12 volt che durasse un po' di tempo, il fuoco che vedete riflesso nella stufa che c'è alle mie spalle. Quindi ho pensato di fare questa elaborazione. Perché la scatola porta accessori del faro al sodio ad alta pressione è più grande perché l'alimentatore è autocostruito. Però questo lo proviamo più tardi. Anche questo alimentatore parte in origine con concezione automotive, poi dopo un faticoso lavoro è stato riparato perché era bruciato e modificato. Faticoso perché all'interno sono pieni di pasta di silicone e perline di vetro incollate, questi qua, e quindi si è dovuto lavorare abbastanza per liberarli da questo impiastro e metterli a posto. Per alimentarli utilizzeremo questo accumulatore al piombo da 18 ampere ora della fiamma. Diamo tensione a una luminosità molto forte, non so se si riesce a vedere. No, l'interno della lampada non è visibile. Ovviamente con Hot Strike, entrambi. Abbiamo un luxmetro che disponiamo a misura dei lux.
c'è la distanza di circa un metro, un poco più. Lo strumento è importato a Lux per 10 e segna 1380 lux, 1410. Ecco, a un metro di distanza circa. Non resta che testarne l'effetto all'esterno. Il faro è stato montato su un cavalletto per macchina fotografica. Adesso do tensione al faro per ritrovare il polo positivo. Eccolo qua, il faro si scalda, la lampada va a regime e questo è l'effetto. Questo è il cavalletto sul quale abbiamo montato il faro per la prova. Sullo stesso cavalletto è stata montata l'altra lampada, quella al sodio alta pressione. Questo faro è riferito anche meglio dell'altro. E adesso andremo a provare l'esterno. Ecco il faro. Diamo tensione. Ecco che già compare la luce gialla paglierino indicata del sodio. E non so perché questa macchina fotografica la faccia rossa. Forse la resa di questa lampada al sodio è maggiore.